Se paghi ti mazzolano, se non paghi la fai franca, più o meno questo ho capito. Vediamo il servizio e poi ci spiega meglio due filetti. Recente delibera dell'autorità per l'energia elettrica ha stabilito che i debiti di chi non le paga saranno sanati da tutti i cittadini che dal prossimo anno si ritroveranno la bolletta più salata. Dopo un lungo contenzioso stato attivato dai venditori, dalle società di vendita, la sentenza del Consiglio di Stato ha concluso che l'unico soggetto che può essere ritenuto responsabile del pagamento ultimo di questi oneri è il cliente finale. Il buco lo stimiamo oggi nell'ordine dei 280 milioni di euro, dovrebbe tradursi in un aumento su base annua dell'ordine dei 2 euro, 2,20 euro. Le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra. Questo problema della morosità cade soprattutto sulla fragilità di alcune società di vendita che sono entrate nel mercato dell'energia e che non può essere fatta ricadere sui clienti finali. Agire decisamente contro chi non paga le bollette perché vuole fare il furbo, mettere chi non riesce a pagare le bollette in condizioni invece di fargli fronte con tutti gli strumenti che il sistema è in grado di mettere in campo. Allora, se ho capito bene, tra i filetti c'è un cetriolo che gira, nel senso che delle aziende elettriche fanno dei ricorsi dicendo non possiamo essere noi penalizzate se qualcuno non paga perché poi falliamo, e cetriolo, guarda caso, arriva sui consumatori finali. Virtuosi. Virtuosi, quelli che pagano le bollette. Allora, innanzitutto dicevo che i conteggi fatti, io questa volta mi sono rifiutato, io faccio sempre i conteggi. Questa volta non li voglio fare per principio, perché cioè, questa norma deve essere cassata, deve essere eliminata. E quindi il caro ministro Calenda, il governo, cioè non è che queste cose così importanti e così delicate si chiude la partita con una delibera dell'authority. Beh, insomma, c'è un ministro, c'è un governo, deve fare in modo che questa cosa venga assolutamente cancellata, perché non c'è solo un problema di carattere economico, piccolo o grande che sia, che ricade su quelli che sono virtuosi e che pagano, ma c'è anche una questione etica. Ma insomma, chi non paga, andate a cercarli. Perché giustamente fa riferimento alle cifre, tra i filetti, perché la virtuosa è circolata una bufala che erano 35 euro, voglio dirmi che non è così. Però ha ragione lui, che siano 3, 4, 2, 1, 0,50 non va bene. Esatto, e bisogna cancellare la norma. Bisogna cancellare la norma. Esposito, mi raccomando, fai il tuo dovere. Io ho già parlato con molte persone che hanno queste possibilità di intervento. Oggi, con la sua bella trasmissione, lanciamo questo segnale, questo messaggio. Calenda, intervenga, perché non può essere su una questione così importante, no? Che si faccia una cosa veramente micidiale come quella delibera, che non sta né in cielo né in terra. È d'accordo. Quindi io non solo condivido quello che dice Trefiletti, però siccome Trefiletti è una persona seria, io vorrei che facessimo capire agli italiani, gli abbiamo spiegato bene che la bufala dei 35 euro è una bufala. Perché siccome viene utilizzata, sì, viene fatta qui, circolare. Questo si parlava su WhatsApp, se la ricevete sappiate che questa è una fesseria. È una fesseria. Poi però, Trefiletti, tu che sei una persona molto competente, sai anche molto bene che l'Authority per l'Energia, che è stata costituita nel lontano 1995 e che è nominata, diciamo, praticamente, è nominata dal Presidente della Repubblica dopo che c'è stato un passaggio nelle commissioni parlamentari con i due terzi, quindi nessuno si può sottrarre, è un'autorità autonoma, indipendente dal governo. Io penso che noi abbiamo un tema però, che le sentenze della magistratura amministrativa, che a me colpiscono, perché io non so su quale base questi magistrati abbiano sancito un principio che gli onesti pagano per i disonesti, faccio fatica a capirlo. Oggi ci mette nella condizione di dover fare un'interferenza, il governo deve interferire in qualche modo con un'autorità indipendente modificando la legge. Io sono perché questa cosa, e mi unisco all'appello di Trefiletti, il ministro Calenda, se possibile, che io ritengo persona seria e per bene, dopo questo ulteriore appello, io una settimana che lo chiamo in causa, se facesse la cortesia di tranquillizzare in via definitiva gli italiani dicendo che proviamo a sentire il ministero che ci
ci danno una perché, risposta. Onestamente, questa cosa io devo dire, capisco la difficoltà e l'imbarazzo del governo, perché interferire su un'autorità indipendente è sempre molto delicato, a maggior ragione se stiamo parlando di sentenze della magistratura. Però c'è un tema di equità più grande. Il principio degli onesti che pagano per conto dei disonesti è inaccettabile.